Oggi parliamo di Inquisizione e stregoneria, con un focus particolare sul bresciano, ma voglio ampliare l'argomento all'intero contesto europeo. Mi sta a cuore parlarne e vi dico subito che quanto dirò sarà controcorrente e non per il piacere di fare bastian contrario. Oggigiorno parlare male dell'Inquisizione e addossare alla Chiesa Cattolica crimini misfatti è più facile che sparare sulla Croce Rossa. Tuttavia, anche se la caccia alle streghe è uno dei capitoli della storia umana più tragici, occorre fare delle precisazioni e mettere da parte quelle critiche spesso inventate che abbiamo ereditato dall'Illuminismo, e questo per comprendere meglio il fenomeno. Sigla! Innanzitutto sfatiamo il mito delle 9 milioni di donne che sono andate al rogo. Milioni? Sì, cifre che fanno girare la testa. Abbastanza. Questo dato è stato scritto nel 1791 dall'illuminista anticlericale Gottfried Christian Voigt. Come discusso anche in un articolo del CICAP, Gottfried calcolò in modo impreciso il numero di condanne pronunciate nell'abbazia tedesca di Quedlinburg per un periodo di 29 anni. Estese geograficamente all'intera Europa questo dato, ampliandolo poi su 650 anni di storia, stima ben superiore all'effettiva durata della caccia alle streghe, arrivando ad un totale di oltre 9 milioni di vittime. Gottfried non tenne conto della diversa intensità del fenomeno nei secoli in cui si era verificato, e nemmeno delle differenze tra il contesto cattolico e quello protestante. Sebbene infondata, questa stima rimase popolare per ragioni ideologiche anticlericali fino al Novecento, quando trovò un'ultima fortuna nei movimenti femministi. Oggi si stima che in Europa siano state mandate al rogo qualcosa come 40-60 mila persone, con un'incidenza maggiore nei paesi protestanti. Sia chiaro, ogni vittima di questa tragedia è una vittima di troppo, ma dobbiamo anche considerare bene il contesto in cui è avvenuto. In quei secoli tutti credevano nell'esistenza del demonio ed era soprattutto la gente comune a chiedere di intervenire contro questo fenomeno. Non possiamo paragonare questo fenomeno con la volontà di creare scientemente un'ideologia contro qualche minoranza, imposta poi dall'alto con la propaganda, come accadde nel Novecento nelle dittature europee antisemite. Per buona parte del Medioevo la Chiesa non credette alla stregoneria, ritenendola praticamente una superstizione popolare. Anche Carlo Magno si era espresso in questo senso nei periodi che noi consideriamo tra i più bui del Medioevo. Tuttavia, la giustizia civile già condannava e puniva con il rogo la stregoneria, ed è in questo contesto che viene creata la Santa Inquisizione. Cominciamo col dire che l'Inquisizione era un organo nato per uniformare il credo cristiano e correggere gli errori e le eresie. Questo ufficio fu affidato agli ordini mendicanti, domenicani e francescani in particolare, che erano figure specializzate nello studio teologico. Da noi, nel corso del 200, l'attenzione degli inquisitori si concentrò sulla Riviera, dove erano frequenti le predicazioni di Fra Dolcino e dove sono famosi gli episodi legati al contrasto dell'eresia catara, che aveva in Desenzano e Sirmione alcune delle principali sette del continente. Proprio sulla questione celebre l'arresto di 166 catari di Sirmione nel 1276, molti dei quali saranno messi a rogo due anni dopo nell'arena di Verona. Le prime menzioni nei documenti bresciani riguardo a magie e stregonerie appaiono per la prima volta proprio nel 200, a Bovegno. Ma questo è ancora un periodo in cui la Chiesa non contrasta la stregoneria, almeno fino al 1326, quando la Chiesa Cattolica equipara stregoneria a eresia. Da questo momento la Chiesa combatte la stregoneria, ma lo fa principalmente con l'intento di regolamentare i processi legati a questo fenomeno. I giudici secolari infatti non erano in grado di istruire veri e propri processi e spesso gli accusati finivano vittime di veri e propri processi sommari dove governava la psiche collettiva. L'Inquisizione invece cerca di dare un metodo che certamente non era scientifico, ma comunque loro volevano cercare di dargli un'impronta logica per evitare appunto che si verificassero delle vere e proprie accuse a catena. La prova di ciò è proprio quello che accade nei paesi dove l'Inquisizione non c'è, i paesi protestanti. Come per i famosi fatti di Salem, processi sommari e metodi di indagine fuori da ogni logica provocavano vere e proprie stragi, laddove non c'era il controllo della Chiesa Cattolica. I tribunali inquisitoriali cattolici
avevano invece una certa complessità processuale. Ad esempio, richiedevano più di un testimone e procedevano alla tortura solo in casi eccezionali. Un esempio interessante che mostra proprio la differenza tra il mondo cattolico e quello lasciato alla giustizia civile dei paesi protestanti è avvenuto in Inghilterra nel 1649, quando un presunto trovastreghe riuscì a convincere le autorità locali di essere in grado di scovarle semplicemente pungendole con un ago. Per ogni strega identificata, l'uomo intascava un compenso. È facile immaginare quale risultato potessero ottenere. Pensate che prima che potesse essere scoperto come imbroglione e decapitato a sua volta, l'uomo si rese responsabile della morte di 220 donne innocenti. Questo significa che da noi ha sempre funzionato tutto a meraviglia? Certo che no. Anche noi abbiamo avuto dei periodi in cui le cose sono realmente sfuggite di mano. In Italia, l'Inquisizione opera contro la stregoneria già nel 300. Eppure anche a Brescia veri processi o condanne appaiono solo dalla metà del 400. Sembra paradossale, ma è con il Rinascimento che il fenomeno della caccia alle streghe assume proporzioni terribili. Gli umanisti riscoprono i testi classici di epoca greco-romana e gli studiosi vedono quanto per gli antichi romani la magia e la stregoneria erano fatti reali. Perciò si convincono della veridicità di quelle che erano sempre state ritenute superstizioni. La cultura di quell'epoca, se da un lato ha prodotto l'umanesimo e il Rinascimento, dall'altro è stata anche fortemente influenzata dalle superstizioni degli antichi. Ma perché proprio le donne sono così prese di mira? In realtà il maschilismo questa volta non c'entra praticamente nulla. Dobbiamo considerare che per moltissimo tempo le donne avevano un ruolo molto determinante in particolari episodi della vita umana, come ad esempio la nascita e la cura delle malattie. È chiaro poi che quando qualcosa non va bene in questi casi è più facile prendersela con qualcuno che accettare un fatto difficile da digerire. I principali accusati infatti erano uomini e donne di medicina, erboriste e levatrici. Noi sappiamo che i medici del tempo non avevano grandi arti curative, si limitavano ad ispezionare le urine, a consultare l'astrologia e poco altro, mentre le donne, per esperienze tramandate di madre in figlia, conoscevano medicamenti, brodini ed erbe varie da usare per curare i malanni. Questo spiega soprattutto perché nelle valli, dove si erano tramandate le conoscenze antiche dei principi curativi delle erbe, questi fenomeni di accuse erano molto più frequenti. Quello della levatrice è ovviamente un ruolo che è sempre stato svolto dalle donne e queste figure erano facilmente sospettabili di stregoneria, soprattutto nei periodi in cui c'era grande moria di bambini. Oggi sappiamo che il parto è un momento psicologicamente molto delicato di una famiglia. Genera tensioni nel padre quanto crisi post-parto nella madre. È facile immaginare che una donna che abbia subito un aborto spontaneo dietro altro sia più incline a dare la colpa a qualcuno rispetto a che ad accettare il fatto per quello che è, con le stesse modalità con cui oggi nascono le teorie del complotto. Se per coincidenza questi aborti avvenivano sempre con la medesima levatrice e altri casi si verificavano nel paese, era facile che le voci diventassero presto delle accuse. Anche nel Bresciano abbiamo esempi inquadrabili in questi casi. Nel 1480 è processata e condannata Maria, detta la medica, abitante a Calcinato, accusata di aver stregato 30 bambini, di cui la metà sono morti e l'altra metà sono stati salvati da lei stessa con le sue pratiche magiche, istigata da un diavolo di nome Lucibello. È condannata a carcere perpetuo. E questa è una sentenza curiosa perché spesso questi crimini vengono puniti con il rogo. È vero che l'Inquisizione cerca il pentimento e non la punizione, e questo avviene soprattutto nel caso degli eretici, che quando abiurano le loro tesi vengono perdonati e riammessi nella Chiesa. Con la stregoneria questo non avveniva di solito, perché nelle accuse spesso erano riportati anche dei delitti, come ad esempio l'aver fatto morire qualcuno. E anche se ci fosse stato il pentimento, in quel caso la giustizia civile doveva procedere con l'esecuzione. Rimanendo nel nostro territorio, il domenicano Antonio da Brescia annota la presenza in Val Camonica, in particolare a Edolo, di persone che rinnegano la fede cattolica, eleggono il demonio come Dio, sacrificano i bambini e pestano nel mortaio le sacre particole, esumando poi i corpi dei bambini per fare delle loro carni sacrificio al diavolo. L'inquisitore chiede ed ottiene il consenso del Consiglio dei Dieci di Venezia
per distruggere questa setta eretica e malefica. I giudici laici, però, finiscono a non appoggiare le conclusioni del frate e pretendono di avere parte nei processi per stregoneria. Ne nasce un dissidio tra le autorità e la Chiesa, ed il Papa autorizza Antonio a scomunicare i magistrati, qualora essi non eseguano le sentenze dell'Inquisizione. Il governo di Venezia si dimostra a quel tempo uno di quelli più inclini a non credere alle superstizioni, ostacolando anche l'Inquisizione. Tuttavia non si può dire lo stesso delle autorità locali bresciane, che insistono sul tema della pericolosità della stregoneria. Infatti, negli statuti di Valle Camonica del 1498, il reato di maleficio e stregoneria è considerato tra quelli punibili con il rogo. Pensate che in Valle Camonica, in questo periodo, tra i condannati ci sono addirittura tre preti. È però soprattutto nei primi decenni del XVI secolo che il fenomeno prende piede e viene con insistenza denunciato. È questo il periodo più triste, che coincide con l'avvento della Riforma protestante, quando la Chiesa si sente estremamente minacciata e gli inquisitori vedono nemici ovunque. Teniamo conto di questo anche in termini politici, visto che di lì a poco, nel 1527, i Lanzichenecchi saccheggeranno Roma, cosa che non accadeva da cinque secoli. Nel 1511 Papa Giulio II invia in Val Camonica Giorgio da Casale con l'incarico di estirpare la stregoneria da quella valle, protetto dalle interferenze di Venezia che in quel momento sta affrontando la guerra della Lega di Cambrai e non governa sul territorio bresciano. Secondo quanto riferiscono Ottavio Rossi, Marin Sanudo ed altri storici, oltre 60 donne e qualche uomo furono bruciati a Pisogna ed Edolo proprio nel 1513. Accusate d'aver fatto morire centinaia di persone spargendo polveri e incantesimi nell'aria. Questo episodio si ripete nel 1518, anche se secondo molti storici si tratta dello stesso evento ripreso da più parti in epoche diverse. Sono gli anni in cui il Monte Tonale è visto come il luogo di ritrovo delle streghe, dalla cima del quale proiettano tempeste ed epidemie su tutto il territorio bresciano. Sempre nel 1518 si svolge un processo nei confronti di una certa Benvenuta Pincinella, di cui ho pubblicato un articolo sul blog. Anche lei accusata di partecipare il sabba sul Tonale e bruciata insieme ad altre 7 donne in Piazza Loggia. Di fronte alla violenta repressione inquisitoria interviene il Consiglio dei Dieci nel 1519, avviando inchieste verso le procedure non esattamente cristalline degli inquisitori. Seguono arresti e polemiche e si scoprono estorsioni e prevaricazioni. Nel 1519-20 il Consiglio Generale di Brescia e le autorità comune, fortemente suggestionate dal problema e ormai sedotte da questa psicosi collettiva, chiedono a Venezia un nuovo intervento per l'estirpazione delle sette diaboliche. Ma il governo della Serenissima sembra l'unico a mantenere una certa lucidità ed ordina di procedere coi piedi di piombo e di controllare in particolare come sono stati suddivisi i beni confiscati alle vittime. Sembra che a Venezia si siano accorti che dietro questi episodi ci siano state anche delle persone in grado di lucrare sui beni confiscati alle vittime accusate, come spesso accadeva in questi casi. Ho qui un'accusa del signor Core contro di voi. Egli afferma che voi avete istigato vostra figlia ad accusare di stregoneria George Jacobs per poi acquistare la sua terra confiscata. È una menzogna. Lui sta uccidendo i suoi vicini per prendersi la loro terra. Ma dove sono le prove? Le prove le avete lì. Le azioni del governo veneto confluiscono in un protocollo d'intesa che la Serenissima presenta a Nunzio Apostolico Altobello Averoldi, cardinale bresciano tra i principali fomentatori dell'idea che la Val Camonica fosse un'area ricca di sette malefiche. In questo protocollo la Serenissima cercava di ridurre l'autonomia dell'Inquisizione nei processi e limitava le azioni che i giudici potevano fare, ad esempio vietò la tortura. Il doge Loredan a questo proposito disse: «Dio non vuole la morte di peccatori, ma che si convertano e vivano». Dimostrando che nel mondo cattolico non c'era spazio solo per i fondamentalisti, ma c'erano anche uomini di ragione. La Repubblica faticò moltissimo ad imporre il proprio protocollo, ma finalmente nel 1548 vi riuscì e i rettori veneti poterono partecipare ai processi dell'Inquisizione. Il risultato è evidente. Nei 3 anni successivi, dei 63 procedimenti giudiziari nel territorio veneto, solo uno finì con l'esecuzione. Durante la caccia alle streghe si verificano anche alcune stranezze, come ad esempio il fenomeno dei benandanti, cioè stregoni buoni che
con le loro arti bianche neutralizzavano la nefasta attività delle streghe. Uno di questi compare negli atti di una visita pastorale a Nigoline nel 1556. Il Monsignore in visita lo interroga, si fa consegnare da lui dei libri di magia bianca, un ricettario di galeno e gli ordina di non praticare mai più esorcismi e magie di alcun tipo. Dalla seconda metà del Cinquecento la caccia alle streghe rallenta notevolmente e quando nel 1580 San Carlo viene in visita a Brescia, nel nostro territorio le esecuzioni di stregoneria sono praticamente una rarità. Diversamente accade in altri contesti italiani come a Mantova, per non andare troppo lontano, dove la persecuzione delle streghe è ancora molto vivace e attiva nei primi anni del Seicento. Questo più che dalla volontà della Chiesa sembra essere determinato dalla diversa sensibilità popolare e dall'opportunismo di certi governi, come ad esempio Spagna e Portogallo, dove l'Inquisizione è stata messa praticamente sotto l'egida della corona, diventando così uno strumento di repressione politica delle minoranze, in particolare ebrei e musulmani. Nella penisola iberica, realmente l'Inquisizione diventa uno strumento di terrore fino alla fine del Settecento, quando invece da noi l'Inquisizione aveva già assunto un atteggiamento più incline ai ragionamenti e al contrasto di idee, di ideologie ed eresie che avevano ben attecchito nel nostro territorio, come ad esempio il giansenismo. Grazie. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.